Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italy 1. Il ragazzo parla a Nathalie della sua difficoltà ad aprirsi e ad essere se stesso e l'attrice gli dà dei saggi consigli per migliorare. Antonio si è da subito dimostrato un ragazzo molto sensibile e pieno di insicurezze e fragilità, ma nella casa ha trovato in Nathalie una valida spalla per far fronte ai momenti di debolezza. Il pensiero che Nathalie possa abbandonare la casa domani sera è un cruccio molto grande per il ragazzo che, in queste ore, si sta autoconvincendo che la cosa non accadrà. La mia testa rifiuta il pensiero che tu possa uscire. La paura di restare solo e di dover affrontare quel che resta del suo percorso nella casa senza l'attrice preoccupa molto Antonio, ma Nathalie cerca di confortarlo. Non ti devi preoccupare di niente, hai un sacco di cose meravigliose che ti aspettano fuori. La conversazione tra i due si concentra sulle grandi insicurezze di Antonio, che riceve da Nathalie dei saggi consigli per affrontare la vita e le sue difficoltà con un approccio tutto nuovo. Devi solo uscire da qua senza paure, non sminuire il tuo potenziale. Antonio spiega di sentire ancora bisogno di appoggio e di sicurezze dalle persone che lo circondano, sebbene non lo faccia capire dando un'immagine di sé molto diversa dalla realtà. Ho messo uno scudo e qui dentro per la prima volta sono uscito io. Secondo Nathalie, mostrare le sue insicurezze può essere solo positivo per lui e per le persone che da casa lo guardano e possono identificarsi in un ragazzo che, nonostante i successi e le fortune della sua vita, ha anche un aspetto più intimo e fragile che spesso lo spaventa. Nella vita privata, quando mi sono esposto molte persone mi hanno attaccato, dice Antonio spiegando le ragioni per cui ha alzato un muro che non gli permette di aprirsi e farsi conoscere per quello che è. Quando mi sono aperto mi hanno fatto del male. Nathalie consiglia ad Antonio di imparare dai suoi errori e di capire, nel tempo, le persone di cui può fidarsi e con cui può lasciarsi andare. Devi prestare attenzione, quando applaudono tutti, a chi non applaude. Crescendo con le tue esperienze imparerai da solo e a tue spese cosa vuoi diventare e come vuoi diventare, conclude Nathalie, fiduciosa che Antonio riuscirà presto a superare le sue debolezze. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo ai prossimi video, addio.